Oggi prepariamo un piatto a base di melanzane e pesce. Ci serve per questo piatto delle melanzane grigliate, due tranci di pesce, uno di tonno a pinne gialle e uno di pesce spada, un pomodoro, del timo, basilico, aglio fatto a fettine sottili, un po' di vino bianco che ho versato in quella piroffila, della farina, olio, pepe e il sale. Al pesce spada togliamo la pelle, facciamo ora delle fettine, le mettiamo da parte, facciamo lo stesso col tonno. Aglio, un po' di pesce, timo, basilico, pomodoro e chiudiamo. Mettiamo da parte, sale, aglio, pomodoro, timo, pesce, basilico e arrotoliamo. Bene, abbiamo finito gli ingredienti, adesso ci serve una padella, dell'olio extravergine. I nostri involtini di melanzane e pesce li bagneremo nel vino e poi nella farina. Posiamo su un altro piatto, proseguiamo così fino alla fine. Bagniamo, infariniamo e mettiamo da parte. Adesso accendiamo la fiamma, facciamo scaldare l'olio, polvere di pepe e metto a soffriggere in padella. Dopo 3-4 minuti andiamo a girare i nostri involtini. Cospargiamo di un po' di sale, un po' di vino bianco. E lasciamo finire di cuocere per qualche altro minuto. Li serviamo a tavola tiepidi oppure freddi. Ecco pronti i nostri involtini di melanzana e pesce preparati da Cucina con Emidio. Buon appetito a tutti!